ragazzi, sono Emiliano Malanomi e oggi sono tornato da Guitar Gear ad Amine per presentarvi una vera chicca nell'ambito delle chitarre acustiche che potete trovare esclusivamente qui da Guitar Gear. Sto parlando della Simon & Patrick Cutaway Glass Top. In particolare il modello che sto imbracciando in questo momento ha come caratteristica principale quella di avere un top in cedro rosso massello con fasce e fondo in ciliegio rosso. Abbiamo una elettrificazione Godin tramite un sistema di pick-up piezo e equalizzazione Q1T, anche l'accordatore è incluso. Il capotasto e il saddle sono in Tusk e la tastiera è in palissandro. Cedro conferisce esattamente quel giusto contrasto e quella proiezione sonora che sono sicuramente l'ingrediente che si ricerca quando si è in un contesto soprattutto di duo chitarra e voce, perché le medie sono leggermente più scavate, per cui la zona centrale resta più indietro per consentire appunto alla voce di sedere perfettamente nell'equalizzazione generale, per cui i bassi e gli alti sono in qualche modo più enfatizzati in maniera naturale da questo strumento. In questo momento siamo passati invece al modello Concert Hall e come potete vedere le dimensioni del body in questo momento sono leggermente ridotte. Stessa considerazione si può fare per lo spessore del body e diciamo che questo forse è la ragione per la quale uno strumento come la Concert Hall conferisce una risposta più pronta sulle medie e quindi l'utilizzo è probabilmente più legato a un ambito solista, ma giusto per avere un termine di paragone vado ora a suonarvi la stessa progressione armonica che ho utilizzato all'inizio con il modello precedente per darvi un'idea di quella che è appunto la risposta in frequenza.
come detto all'inizio di questa demo, potete trovare gli strumenti Simon & Patrick esclusivamente qui da Guitar Gear ad Almine, e quindi invito tutti quanti voi a passare a fare un giro e provare direttamente con le vostre mani e lasciare alle vostre orecchie il responso finale. Per quanto mi riguarda, sicuramente è stata una bellissima esperienza sonora quella che ho avuto qui con i Simon & Patrick, e quindi sicuramente sono strumenti da tenere in considerazione per l'ottimo rapporto fra le caratteristiche che potete ritrovare in questo strumento e quello che è la richiesta in termini di prezzo. Grazie a tutti per l'attenzione, vi aspetto qui da Guitar Gear e ciao, alla prossima!